Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi, benvenuti al nostro Open Atelier e nello stesso tempo il nostro Rosario. È una serata speciale che abbiamo preparato per voi. Pensate che per la prima volta nella storia del nostro movimento vogliamo in modo così ufficiale e pubblico invitare voi tutti proprio all'atelier. Atelier di solito noi facciamo come un momento di preghiera, di condivisione, Insegnamento, insegnamento preghiera, anche. Di intercessione. solito facciamo sulle piattaforme un po' più personali, tipo Zoom, eccetera. Ecco perché per la prima volta siamo su Facebook, dove praticamente tutti hanno questa Accesso. possibilità, sì, di partecipare e vedere che cosa è questo atelier di cui si parla tantissimo. Allora, Corso, tu potresti spiegare in due parole cosa vuol dire atelier e come proseguirà questa serata? Beh, l'atelier è proprio come anche nella sartoria, è un posto dove si fanno le cose su misura. È esattamente quello che succede, cioè la preghiera sì è comunitaria, però di solito le atelier sono piccoli gruppetti, per cui è una preghiera dove ognuno è in grado anche di esprimersi, anche i più timidi di solito dopo un po' di incontri riescono a esprimere qualche cosa. L'insegnamento è vero che è uguale per tutti, ma poi la condivisione, che ha una caratteristica particolare, è normalmente è proprio la messa a terra, cioè il vestito su misura dell'insegnamento, della mia esperienza di vita, dell'illuminazione di Dio. Nella no, nella, nel, nel, in quel momento, no? Ecco, tutto questo messo nella mia vita, per cui la condivisione è sia una, diciamo, più che una riflessione su ciò che ho sentito, è proprio una condividere l'esperienza pratica di quello che ho sentito, per cui proprio la messa, vestito su misura. In particolare la condivisione, che a me è una cosa che ha sempre colpito e che mi è sempre tanto piaciuta, è un momento dove le persone condividono quello che loro sentono, per cui quello che hanno capito dell'insegnamento, e non c'è discussione su quello che uno dice. Forse è l'unico ambiente nel mondo, nella vita della Certo. persona, dove non c'è un contraddittorio. Tu dici e la gente in camera ascolta, punto. Ed è questo, penso che sia una delle cose veramente che fa sì che il vestito sia ancora più su misura, perché ognuno può veramente esprimersi e dire come Dio si sta incarnando. Perciò possiamo dire che questa sera lo Spirito Santo vuole prepararci un vestito su misura. E ovviamente noi in questi atelier facciamo nelle case oppure via online come questa sera. Adesso possiamo parlarvi anche dei momenti di cui ecco, è fatto questo atelier. Perciò puoi spiegare questi quattro momenti? Sì, prima di tutto una preghiera di lode, di ringraziamento, ma perché? Perché fondamentalmente questi atelier sono fatti nella vita quotidiana, per cui abbiamo bisogno di rientrare, di mettere Dio al centro della nostra Perciò vita Atelier inizia con la per preghiera e poi noi questa sera vedere. la Inizia con la faremo preghiera di recitando Rosario. Rosario. Ecco, poi c'è l'insegnamento, e questa sera appunto Ci sono ascolteremo in catechesi. diretta, è la Preparatevi catechesi. anche all'insegnamento. Sì, dopo l'insegnamento c'è l'open atelier, per cui in teoria tutti quelli che vorranno tramite il messenger non di Don Andrea, ma di Andrea Sì. Svicinski. Ecco, ricordatevi che io ho due Bravo. profili, Don Andrea Svicinski e Andrea Svicinski, senza Don. Perciò stasera siamo sul mio messenger Andrea Svicinski. Dove si può chiamare, si può entrare in diretta e si può fare quella famosa condivisione di cui parlavo prima. E poi c'è la preghiera finale di intercessione che noi stasera faremo con un canto perché per non essere troppo lunghi in questo momento. Sì, iniziamo. O Dio vieni a salvarmi. Signore, Vieni vieni presto presto il in nostro nostro aiuto. aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, Come era come era nel nel principio, principio, ora ora e e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Nel primo mistero vogliamo contemplare l'annunciazione dell'angelo alla Madonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il Dacci oggi il nostro nostro pane pane quotidiano quotidiano e e rimetti rimetti a a noi i noi i nostri nostri debiti, debiti, come come noi noi rimettiamo rimettiamo ai ai nostri nostri debitori, debitori, e non non ci ci indurre indurre in in tentazione, tentazione, ma ma liberaci liberaci dal dal male. male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come era come era nel nel principio, principio, ora ora e e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Gesù mio, Perdona perdona le le nostre nostre colpe, colpe, preservaci preservaci dal dal fuoco fuoco dell'inferno, dell'inferno, porta porta in in cielo cielo tutte tutte le le anime, anime, specialmente specialmente le le più più bisognose bisognose della della tua tua misericordia. misericordia. Santa Maria di Fatima, Prega prega per per noi. noi. Nel secondo mistero contempliamo la visita della Madonna a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci Dacci oggi oggi il il nostro nostro pane pane quotidiano quotidiano e e rimetti rimetti a a noi i noi i nostri nostri debiti, debiti, come come noi noi li li rimettiamo rimettiamo ai ai nostri nostri debitori, debitori, e e non non ci ci indurre indurre in in tentazione, tentazione, ma ma liberaci liberaci dal dal male. male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era Come nel era nel principio, principio, ora ora e e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Gesù mio, Perdona perdona le le nostre nostre colpe, colpe, preservaci preservaci dal dal fuoco fuoco dell'inferno, dell'inferno, porta porta in in cielo cielo tutte tutte le le anime, anime, specialmente specialmente le le più più bisognose bisognose della della tua tua misericordia. misericordia. Nostra Signora della Salette, Prega prega per per noi. noi. Nel terzo mistero contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci Dacci oggi oggi il il nostro nostro pane pane quotidiano quotidiano, e rimetti rimetti a a noi i noi i nostri nostri debiti, debiti, come come noi noi rimettiamo rimettiamo i i nostri nostri debitori, debitori, e non non ci ci indurre indurre in in tentazione, tentazione, ma ma liberaci liberaci dal dal male. male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Santa Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Ave Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era Come era in in principio, principio, ora e ora e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. O Gesù mio, perdona le Perdona le nostre nostre colpe, colpe, preservaci preservaci dal dal fuoco fuoco dell'inferno, dell'inferno. Porta Porta in in cielo cielo tutte tutte le le anime, anime, specialmente specialmente le le più più bisognose bisognose della della tua tua misericordia. misericordia. Santa Maria di Loreto, Prega prega per per noi. noi.
Nel quarto mistero vogliamo contemplare la presentazione di Gesù nel Tempio di Gerusalemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, Perdona le perdona le nostre nostre colpe, colpe, preservaci preservaci dal dal fuoco fuoco dell'inferno, dell'inferno, porta porta in in cielo cielo tutte tutte le le anime, anime, specialmente specialmente le le più più bisognose bisognose della della tua tua misericordia. misericordia. Nostra Signora di Guadalupe, Prega prega per per noi. noi. Nel quinto mistero contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci Dacci oggi oggi il il nostro nostro pane pane quotidiano quotidiano e e rimetti rimetti a a noi i noi i nostri nostri debiti, debiti, come come noi noi rimettiamo rimettiamo ai ai nostri nostri debitori, debitori, e e non non ci ci indurre indurre in in tentazione, tentazione, ma ma liberaci liberaci dal dal male. male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso peccatori, adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era Come era nel nel principio, principio, ora e ora e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Gesù mio, Perdona perdona le le nostre nostre colpe, colpe, preservaci preservaci dal dal fuoco fuoco dell'inferno, dell'inferno, porta porta in in cielo cielo tutte tutte le le anime, anime, specialmente specialmente le le più più bisognose bisognose della della tua tua misericordia. misericordia. Preghiamo Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Ave Maria, male. piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Santa Madre Maria, di Madre di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Ave Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Santa Maria, Madre di Madre di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Ave Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Gloria Amen. al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, Come come era era nel nel principio, principio, ora ora e e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Di figli di Eva, a
Spirito Santo, che ci guidi mentre, ecco, ascolteremo tra poco la parola di Dio e poi ovviamente l'insegnamento. Ecco, carissimi, volevo invitarvi nel Vangelo di San Luca, nel capitolo 14, versetti 15 e seguenti. È una bellissima pericope del Vangelo di Luca che ci racconta la storia del banchetto nuziale. Ascoltiamo queste parole. Uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!» Gli rispose Gesù: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto!» Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Mi sono appena sposato e perciò non posso venire». Al suo ritorno, il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: «Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi». Il servo disse: «Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo: «Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico, nessuno, ecco, quelli che erano stati invitati, gusterà la mia cena». Ecco, carissimi, in questo brano mi colpisce una considerazione di questo uomo, di questo fariseo, a cui il Signore poi, ecco, propone questa bellissima parabola. Quel dottore della Chiesa dice a Gesù queste parole: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio». E io penso che noi spesso diciamo al Signore la stessa cosa, il regno di Dio, cioè il cielo. Beato colui che andrà in cielo, come mi piacerebbe andare in cielo, mamma mia, finalmente ci sarà un banchetto, eccetera, vero che diciamo così? Non vediamo l'ora di andare in cielo. Invece, poi, quando siamo al banchetto nuziale, che è ad esempio la Santa Messa, guardiamo orologio e dopo 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora, siamo già stufi e vogliamo uscire e poi spesso siamo scontenti, eccetera. A volte anche questo banchetto nuziale, possiamo dire, rappresenta ad esempio un atelier come questo, un momento di preghiera come Santo Rosario.
perché il Signore ci prepara, ecco, questo banchetto, questo cibo squisito. E noi guardiamo sempre l'orologio e diciamo basta, non ce la farò, dire, recitare tutto il rosario è troppo. Allora, come mai noi diciamo, Signore beato chi prenderà cibo nel regno di Dio? E poi scappiamo subito. Perché questi carissimi, queste persone nominate nel Vangelo di oggi non sono andate a questo banchetto nuziale? Perché? Io ho fatto due o tre considerazioni. Qualcuno potrebbe dire forse perché a questo banchetto non si trovava il cibo buono. Voi sapete che quando c'è il matrimonio a cui siamo invitati, alcuni pensano, si mangia veramente bene, andiamo a stuzzicare qualcosa. Qualcuno potrebbe dire, mamma mia, forse la musica che non è piaciuta a queste persone. Questo banchetto è anche la Santa Messa, a volte diciamo, non sono venuti perché ad esempio la predica, quel sacerdote che predica non è un granché, oppure organista, la musica che propone non va bene, oppure la chiesa non mi piace, lo stile un po' gotico che è duro, eccetera. Invece voglio dirvi, carissimi, che il problema è tutt'altro. Loro non sono venuti a questo banchetto perché il problema è la mancata relazione tra loro e proprio lo sposo, tra loro e colui che ha preparato questo banchetto, che è per noi Gesù Cristo. Se tu non hai questa relazione personale, veramente salti questo banchetto in cui si trova la tua salvezza. Io sono sacerdote da 27 anni e pensate quante persone ho sposato. E spesso gli sposi, quasi sempre, mi invitano a venire al banchetto di nozze. E vi spiego, anzi, vi svelo un segreto, che quasi quasi non sono mai andato a questa festa matrimoniale, nuziale, quando io non conoscevo questi sposi, quando io non avevo una relazione, capite, particolare con questi sposi, e penso che anche è capitato a voi. E al contrario, quando tu conosci una persona e vai perché vuoi stare con questa persona, perché vuoi bene a questa persona. A volte, non so, io evangelizzo e mi trovo in una mischia di persone sconosciute per evangelizzarle, per parlare di Gesù, ma a volte, quando sono stanco e abbiamo una cena, ad esempio, a me piace quando a fianco a me sono sedute le persone che io conosco, con cui ho la relazione particolare di amicizia, perché sto riposando, perché non devo parlare, perché anche nel silenzio ci troviamo molto bene. Allora, vedete, carissimi, oggi il Signore ci invita a venire a questo banchetto, ma soprattutto a rinnovare la nostra relazione con Dio, trovare Dio. E questa è la conversione, carissimi. Io ho trovato il mio Signore, ho trovato questa relazione nel giorno della mia conversione, di cui vi ho parlato tantissime volte, un venerdì santo del 99, ecco, qua a Milano, che ha cambiato la mia vita. E da quel momento io sempre vado all'incontro col Signore, con la gioia perché io devo incontrare il mio amore. Il mio amore che è Dio. Ad esempio, adesso stasera gioca Milan, io sono tifoso, ecco, anche di questa squadra un pochino, ci sono tante cose che potrei fare, ma io sono con voi per il Signore, capite? Perché c'è una relazione particolare. Detto questo, carissimi, volevo dirvi, anzi ricordarvi questa bellissima parola, Salmo 19, 105, che conoscete a memoria, soprattutto è stata predicata tantissime volte dal cardinale Martini. Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Pensate che, ecco, Gesù è la luce, Gesù è la luce, la lampada, ma i passi sono miei, i passi sono miei, carissimi. Perciò se tu non stai camminando, non c'è niente da fare, anche se c'è la luce, anche se c'è la luce, tu devi proprio desiderare questo Dio. Pensate che Pascal, un grande pensatore, diceva sempre che l'uomo nasce con un vuoto
ontico, e questo vuoto è preparato per Dio. Nessuno e nulla può prendere il posto di questo vuoto che è tutto per Dio. Invece noi riempiamo questo vuoto, questo spazio divino dentro di noi, che si chiama l'anima, ecco, di tantissime cose, ecco, di alcol, di cibo, dei piaceri, degli hobby. E dopo aver mangiato tutte queste cose, poi non c'è più lo spazio per Dio, perché siamo già sazi. Allora abbiamo bisogno, carissimi, ecco, questo desiderio, questo servizio. Sant'Agostino diceva: dammi una persona che sa sognare, che è un po' creativa e mi capirà. Capite? A volte noi non abbiamo questo desiderio, non abbiamo più i sogni, siamo sazi, siamo mosci. E il Signore dice: c'è questo invito alle nozze, ma tu non hai più questo input, questa passione. Non so, pensate ad esempio alle nozze di Cana, non so se vi siete accorti, chi si è accorto del miracolo che Gesù ha fatto a Cana di Galilea, moltiplicazione, possiamo dire, del vino, eh? Chi si è accorto? Solo i servi, solo quelli che hanno servito, che hanno lavorato, quelli che sono venuti, capite, alle nozze, ma solo per mangiare, per bere, eccetera, non si sono accorti, hanno bevuto il vino senza accorgersene, capite? Allora il primo passo per fare questo, per accorgerci di Dio, è diventare uomini di servizio, di servizio. E servizio nella Bibbia vuol dire soprattutto, carissimi, ecco, l'amore, 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 cioè donarmi, donarmi, regalarmi. E che cosa devo desiderare? Che cosa devo desiderare, carissimi? Perché questo servizio può essere fatto per bene e per il male, per il peccato o per la grazia. Ecco perché un grande pensatore, pensate, Sebastian Moore, o Moore, come dicono alcuni, ha detto che tu non devi considerare le cose che ti piacciono per te, ma devi considerare, cioè desiderare ciò che Dio desidera per la persona che tu sei nei suoi occhi. Capite? Allora, la prima cosa che vogliamo dire: Signore, ma io chi sono per te? Perché io voglio desiderare e pregare per le cose, per quell'uomo che tu vedi in me. Vi faccio un esempio. Quando io ero al seminario, dicevo: Signore, fa che io non incontri mai un movimento, perché non sopportavo, ecco, movimenti, associazioni, eccetera. E guardate che il Signore ha fatto un scherzetto, sono diventato un sacerdote del movimento. Perciò io desideravo qualcosa per me, per quell'uomo che vedevo io stesso in me, ma non desideravo le cose per quell'uomo che Dio ha visto in me, cioè come un fondatore del movimento. Allora, vedete, a volte noi non andiamo a questo banchetto perché le cose che Dio ci propone non entrano nella nostra filosofia di vita, e dobbiamo chiedere una conversione e dire: Signore, chi sono? Chi sono per te? E soprattutto volevo dirvi che Gesù agisce attraverso la crisi. Come lui fa scoprire quell'uomo che noi siamo per lui e non per noi stessi? Capite? Perché noi abbiamo una immaginazione. Mi piacerebbe fare il psicologo, mi piacerebbe fare il medico, ma forse il Signore vuole che tu diventi, ecco, qualcun altro. Capite? Allora, il Signore spesso usa, ecco, un metro anche di una crisi, cosiddetta crisi. Io, ad esempio, alle 18 ho celebrato la messa, carissimi, e ho detto alle persone che erano con me: pensate che noi stiamo adesso celebrando la crisi più profonda della storia della umanità, perché l'Eucaristia è stata istituita dove? Al Cenacolo, mentre Gesù, Dio, è stato guarito, è stato tradito da Giuda, mentre è stato abbandonato dai suoi discepoli. E la Santa Eucaristia, che cos'è che noi celebriamo? È continuazione di questa crisi,
in cui entra Dio per salvarci da questa crisi. E noi andiamo a Santa Messa, ma anche a questo atelier con le nostre crisi. Anche adesso noi celebriamo in questo atelier la nostra crisi profonda. Solo che invitiamo Gesù a vincere dal profondo questa crisi. Se tu non inviti Gesù a far vincere la tua crisi, questa crisi prende il sopravvento e proprio ti ammazzerà. Capite? Perciò, ecco, affidiamo questa sera tutte queste situazioni di crisi. Possiamo anche fare, carissimi, qualche esempio. Pensate che nella vigna del Signore, dice il Vangelo, dove cresce l'uva, la vite. Ecco, nel Vangelo si trova immagine dell'albero dei fichi, che viene scoperto senza frutti. E arriva, ecco, il padrone e dice al giardiniere: taglialo questo albero perché non ci sono frutti. E io mi sono chiesto: ma cosa fa un albero di fichi in una vigna? Cosa c'entra uno con l'altro? Capite? E poi ho scoperto una interpretazione pazzesca, ebraica, che diceva che i giudei mettevano proprio l'albero dei fichi nella vigna perché gli uccelli che arrivavano potessero mangiare, ecco, i dolci fichi, questa frutta, per lasciare in pace uva. Capite? Ho pensato che, carissimi, noi a volte vogliamo, ecco, essere sempre questa uva dolcissima, che la nostra vita diventi dolcissima, e a volte, ecco, Gesù ti costituisce un albero di fico. Cosa vuol dire? Che, ecco, tu devi perdere tutti questi frutti, tutti questi fichi, per salvare, ad esempio, le persone che hai a fianco. Io penso a tante madri, padri che adesso mi stanno ascoltando. Qua ci sono tanti alberi di fico. E tu pensi: mamma mia, non ho i frutti, la mia vita non ha senso, capite? Ah, perché tu guardi solo te stesso, ma guarda un po' là, altrove, guarda quante cose belle sono nate attraverso il tuo sacrificio di essere un albero di fico. Guarda questa uva dolcissima, capite? Che ha portato poi vino all'Eucaristia, alla Santa Messa dolcissima. Ma per celebrare questa messa, queste nozze, ci vuole anche questo albero di fico. Oppure un altro esempio, se volete, ad esempio, prendiamo un grande patriarca Giuseppe, il figlio di Giacobbe. Vi ricordate che Giacobbe aveva 12 figli, in cui anche Giuseppe, che è stato venduto dai suoi fratelli in Egitto, ma prima di essere portato in Egitto l'hanno buttato in un pozzo. Vi ricordate questa storia? E pensate che da quel momento, quel pozzo, possiamo dire, di tradimento, è stata una sorgente da cui è nato il nuovo popolo di Israele. Capite? Da un pozzo, perché dopo Giuseppe, ecco, da là diventa, pian piano lo tirano fuori e diventa il secondo dopo Faraone in Egitto e sta ricostruendo proprio la famiglia di Israele e questo grande popolo inizia a crescere. Forse anche tu sei in un pozzo e pensi: non c'è la vita, non c'è la vita. Ecco, invece Gesù già ti vede come, ecco, il primo o il secondo in questo paese di Egitto, per cambiare la pagina, ad esempio, della tua famiglia, nel senso migliorare la sorta, eccetera. Allora, carissimi, volevo dirvi che praticamente per andare a questo banchetto, noi dobbiamo andare a questo banchetto nuziale, perché un banchetto in cui si celebra l'amore. E l'uomo senza amore non può vivere. Noi dobbiamo veramente andare là per mangiare quattro tipi di cibo. Perché dobbiamo andare là? Ecco, vi presento adesso questi quattro
tipi di cibo che ci fanno crescere. Il primo tipo di cibo è ciò che io chiamo cordone ombelicale. Quando un bambino è ancora nella pancia della mamma, si nutre con cordone ombelicale, non sa vivere da solo. E questo cordone ombelicale, il primo tipo di cibo è la preghiera. Capite? Ecco, noi preghiamo per tante persone adesso che non credono neanche, non respirano spiritualmente perché sono lontane da Dio. Allora la preghiera, anche questo rosario, diventa un cordone ombelicale che mi collega, perché io sono madre di questa persona, con questa persona che sta soffrendo. Bellissima questa cosa. Poi il secondo cibo, ovviamente quando il bambino nasce, cosa mangia? Latte. Che cos'è latte? Latte, carissimi, è praticamente l'umanità, la mia umanità, la mia, possiamo dire, testimonianza, ancora non fede. Io no, ancora non trasmetto a questa persona la fede, ma la mia testimonianza, la mia umanità, un abbraccio, una chiamata, un sorriso, anche ancora prima di parlare di Gesù, questo latte, il secondo cibo, che lui cresca. E poi il terzo, cibo è la Carissimi, la parola di Dio è già il cibo solido, la parola di Dio che forma, informa e che mi educa. Manca questa educazione. Pensate, adesso sto soffrendo tantissimo perché in Polonia c'è una rivolta contro la Chiesa polacca. Pensate che proprio le milizie, diciamo, di LGBT, anche delle femministe, in questi giorni attaccano le chiese polacche. Ieri hanno interrotto tante eucaristie, hanno devastato la chiesa, hanno usato la violenza contro sacerdoti, contro laici, presenti proprio nella chiesa. È una rivolta totale contro l'aborto. E dicevo, e voglio dirvi, prendiamo ad esempio l'aborto. L'aborto perché è diabolico? Perché Satana fa una parodia dell'Eucaristia, capite? E vi spiego. Gesù durante la messa cosa dice? Ecco il mio corpo, prendetelo e mangiatene. Diavolo fa la parodia, nei confronti di Gesù, usando ad esempio una donna che dice in Polonia sugli striscioni: è il mio corpo e io decido se ammazzare questo bambino o no, capite? Guardate, le stesse parole usa, è il mio corpo, solo che non offre il suo corpo come Gesù, ma il corpo del bambino. Ovviamente è un tema molto difficile, eh? Io voglio soprattutto abbracciare adesso tutte le madri che hanno abortito, capite? Voglio, perché senz'altro anche ci sono qua delle persone, Dio è la misericordia, ma io sto parlando proprio del concetto perché a volte, anche dopo tantissimi anni, quando una mamma che ha abortito, anche a 90 anni arriva e dice: Padre, io già ho confessato 10 volte questo peccato, ma non riesco a dormire, posso fare un'undicesima volta? Capite? Per dirvi che tipo di problema. Allora ecco, ci vuole qua la parola è educazione della gente. Non è che solo la legge dello Stato può cambiare o convincere una persona di non farlo, ma una educazione, formazione. Questo è il terzo tipo di cibo. E il quarto, l'ultimo, è ovviamente Eucaristia. Eucaristia, questo cibo ormai per i grandi, per quelli che devono stare nel pozzo, per quelli che sono quell'albero dei fichi, capite? E l'Eucaristia vuol dire tre cose, carissimi. La prima, ovviamente, la contemplazione di Dio. Io sono nel mio pozzo buio e contemplo Dio, capite? Non sono da solo, anche se tutti mi hanno abbandonato. Poi la seconda cosa dell'Eucaristia, la comunione. So stare con gli altri, addirittura perdonare, come Giuseppe ha perdonato i propri fratelli. E la terza, consacrazione. Consacrazione. Cosa vuol dire? Che io sto crescendo, voglio crescere come un santo di Dio, esigendo da me stesso. Allora, io dico ancora una parola, amen, qua ho concluso, chiedo Elena di venire qua e fare un canto e preparatevi perché adesso possiamo condividere un po', vero?
Potete chiamarmi, vi ripeto, sul mio Messenger Andrea Zvicinski. Dovete scrivere, ecco, non Don Andrea Zvicinski, ma Andrea Zvicinski, e aspettiamo le vostre chiamate. Dobbiamo ancora dire, Ele, che mentre ci chiamate dovete abbassare, Abbassare il volume della diretta. perché se no fischia, capite? Perciò se chiami, abbassa il volume della Diretta. diretta, e cerchiamo di essere anche sintetici e parlare sull'insegnamento. Tocca a te, Sì, cara Elena. inizio un po'. Ecco, inizia. Allora, beh, ricordiamo che atelier significa dal francese laboratorio, laboratorio nella fede. Per cui, vi chiedo scusa, ma questo è l'obiettivo di questi incontri di preghiera, crescere nella fede, prendere un tempo durante la settimana di sosta per stare col Signore, stare nella comunità e pregare, ascoltare l'insegnamento, condividere e affidare i nostri pesi. Per cui sempre accade che all'inizio rompere il ghiaccio con le condivisioni è sempre un po' difficile, ma poi dopo Ma sì. bellissimo! Ecco, anche questo deve essere il nostro servizio, Certo. adesso. A me ha colpito molto, mi ha colpito tutto l'insegnamento, ti ringrazio, Don, ma la cosa sicuramente che a me ha colpito di più è questo albero da fico, perché porto nel cuore la mia esperienza di sofferenza come
come anche le esperienze che condividono tante persone, tante mamme, penso a Manu stasera, penso agli sposi Anna, Joe, Sara e Joe che oggi festeggiano il loro anniversario. Nella vita c'è sempre, ci sono dei momenti in cui ti sembra di non aver portato frutto. E invece questo albero da frutto è da fico, è quella presenza che si lascia mangiare per, diciamo, fare un po' da paravento nei confronti degli altri. Che prende su di sé i pesi di tutti gli uccelli che si fermano sopra, per cui e questa ti dà proprio la forza di dire: ma sì, ma la mia vita per chi la voglio Ti senti vivere? un po' come albero Io di fichi? molto. Morto, anch'io un po', anzi tanto. Tanto, ma penso che tutte le persone che ci seguite, ognuno nella propria vita è un po' vite e un po' fico, per cui ti ringrazio perché dai delle risposte anche ai cuori che a volte entrano magari anche in depressione perché pensa Certo. di non aver combinato nulla, però c'è una Sì, chiamata. c'è una chiamata, pronto? Sì, ciao, sono Chiara. Ciao Chiara! Sì, Ciao, ciao, ho deciso di rompere io il ghiaccio stasera. bravissima! Allora, riguardo a quello che hai raccontato, hai detto tu stasera appunto, volevo raccontarvi un fatto brevissimamente di Sì! una cosa che ha avuto veramente una fioritura oggi stesso, perché appunto da questa grande crisi è nata questa opportunità. Vabbè, voi sapete che meno di un mese fa è mancato mio papà Sì. e quello che mi è successo è che il giorno prima del funerale, mentre stavo guidando, mi è improvvisamente venuta in mente un'amica che ha un negozio con la quale avevo bisticciato e non ci eravamo più sentite da 2 anni. Lo Spirito Santo dentro di me mi ha fatto come una domanda, mi ha detto: ma come fai ad andare a seppellire tuo papà se non ti riconcili con gli altri? E allora, senza pensarci molto, perché so che queste cose vanno prese al volo, ho girato la macchina e sono andata nel negozio di questa amica. Come ci siamo viste, perché poi è una persona buona, ci siamo abbracciate e abbiamo detto: non parliamone più di questa cosa, erano passati 2 anni. E poi abbiamo parlato di religione, così, e io le ho detto: guarda, sarebbe veramente importante, tu tantissimo che non ti confessi, insomma, quello che ci dicevi anche tu, Don Andrea, no? Che è molto importante presentarsi puliti davanti a Dio e tutto quanto. Però era una cosa sulla quale ho lavorato anche anni prima, tante volte. E questa sera mi è arrivata la telefonata di questa amica che mi ha detto: sai, Chiara, domenica sono finalmente andata a confessarmi. E questo per me è stato veramente una gioia, perché il Signore mi ha permesso di riconciliarmi con una persona e attraverso questa riconciliazione mi ha usato, insomma, come strumento poi per portare a casa un frutto molto importante, che è quella di una confessione dopo 15 anni. E quindi io ringrazio Bellissimo. tanto il Signore di essere stato in qualche modo strumento inutile, ma Bellissimo. utile per questa persona. Vi ringrazio. Grazie, Grazie, Chiara. grazie, grazie Chiara. Allora possiamo commentare questa testimonianza bellissima perché sto pensando che a volte ci sono delle persone che non conoscono questo sposo che è Gesù. Ma a fianco questo sposo vivono gli amici di questo sposo, eh? Cioè che lo conoscono molto bene. Allora noi possiamo andare da coloro che conoscono questo Gesù, come questa donna ha fatto esperienza, allora amica di Di Gesù, Gesù. Chiara, che poi ha presentato questo suo sposo con cui ha una relazione molto particolare. È come i greci che sono arrivati da Filippo e hanno detto: noi vogliamo vedere Gesù. E Filippo è andato, amico di Gesù, da Andrea e tutti insieme, tutti e due, sono andati da Gesù a presentare. Anche nella nostra vita a volte capita una cosa del genere, tipo ad esempio io dico: Ele, Eli, ma tu conosci questa persona? Sì, io conosco, ma non potresti, ecco, presentarmela?
vero? Che succede così. E funziona anche con Gesù un po', che noi da consacrati, da amici, abbiamo ecco, questo desiderio e anche dovere di usare la nostra amicizia con Gesù per gli altri, per quelli che sono molto lontano e non lo conoscono. Pensate, la storia è bellissima. Dopo 15 anni di non confessarsi, capite? Chiara ha presentato l'amico, suo amico Gesù, alla sua Amica. amica e anche lei è diventata amica di Gesù. Bellissimo. Grazie. Continuate a chiamarci perché Sì. vedete, superare anche queste timidezze che grazie a Dio non ci sono i volti, ma quanto ci arricchiscono. Cioè, Chiara, ci hai detto una cosa che veramente ci tocca e forse ci sprona. Possiamo presentarci a Gesù se non siamo riconciliati con tutti, no? Sì. Questa è una domanda. Aspettiamo le Vado vostre avanti, chiamate. intanto io faccio gli Sì. intermezzi. Mi ha colpito anche tantissimo che nessuno alle nozze di Cana si è accorto degli invitati del miracolo se non chi ha servito. Per cui è vero che tante volte ci accorgiamo degli interventi di Dio nella vita di tutti se ci mettiamo a servire, Certo. se ci spendiamo per servire, per amare l'altro, per amare Gesù, per amare Gesù nell'altro. E questo mi ha colpito tantissimo, Don, perché non sia mai che non ci accorgiamo degli interventi di Dio perché ci facciamo servire, perché ci sentiamo gran signori. Ecco, chiamateci, perché qui, allora noi vogliamo dire, questa serata l'abbiamo organizzata per le persone che si sono avvicinate a noi, alla nostra comunità online, dopo il lockdown. Per cui noi, se vi ricordate, dopo il lockdown abbiamo iniziato a vivere gli atelier online, perché in genere li abbiamo vissuti o nelle case o nelle chiese. Poi con questa pandemia abbiamo fatto gli atelier online. E molti si sono avvicinati dopo l'estate, e vogliamo mostrare a tutti una possibilità per proseguire, perché sta finendo questo mese mariano, dove Certo. tutte le sere ci siamo incontrati per il rosario, e possiamo invece continuare a incontrarci come comunità online seguendo gli atelier. Cosa succede? Che il lunedì sera le comunità si incontrano su Zoom, per cui l'atelier viene fatto su Zoom, dove c'è una persona responsabile e i partecipanti, in genere siamo 10, 12, 15 persone, e si vive questo momento di condivisione e di preghiera, dove ciascuno si diventa un po' l'albero da fico degli altri, no? Che prende i pesi anche delle cose che vengono condivise. Per cui chi desidera, che non fa parte degli atelier, ma desidera partecipare a questi momenti settimanali, si ricordi di mandare il proprio indirizzo mail sulla mail di Gloriosa Trinità, per Sì. cui info chiocciola gloriosatrinità senza accento minuscolo.net. Se voi mandate il vostro indirizzo mail, la vostra richiesta, sarete poi contattati e inseriti sicuramente in un atelier. Sì. Ma ancora si vergognano tutti, e stasera ci sono tantissimi atelier in linea con noi, per Allora, cui possiamo un po' far loro vergognare, un po' un po' sì, vergognarsi? dai, Sì. un Allora, pochettino. qua ci sono tantissime persone nuove che vogliono sentire un po' testimonianze dei nostri atelierini che non stanno in questo momento evangelizzando perché non stanno chiamando, perciò vergognatevi, possiamo No, dire. si stanno vergognando, Ecco. eh? Perché tutto il mondo voleva vedere che cos'è questo atelier. Proprio devi uscire perché leggo di nuovo, lampada ai miei passi è la tua parola, la luce, ma i passi, caro fratello, sono i tuoi. Questi passi è anche una chiamata, capite? Perché la luce c'è inserimento, c'è una luce in questo studio pazzesca che mi sta abbagliando più di un'ora, capite? Ma anche tu devi fare un passo, come ha fatto Chiara, per evangelizzare. Questo è il tuo dovere. E non dico solo su questa trasmissione, ma in generale, capite? Dobbiamo uscire dal nostro moscio, dal nostro essere mosci, Yes.
dal nostro essere tiepidi. È vero anche, dunque, che noi viviamo un concetto di intimità spirituale, non sempre si ha la forza di condividere, però è vero che dare gloria a Dio, cioè fondamentalmente, è sempre questo spostarci un po' dal centro, no? Io parlo per dar gloria a Dio, perché dalla mia esperienza forse anche una sola persona riesce a Certo, trovare un lume, una luce, una forza. una luce. Ma cosa hanno fatto questa notte i nostri fratelli polacchi? Hanno difeso la loro Sì, chiesa, hanno pensate difeso la che nostra tanti chiesa. fratelli di Gloriosa Trinità hanno difeso le chiese che stanotte e anche ieri, anche oggi, sono state attaccate proprio da queste persone. Hanno imbrattato le chiese, Sì, si mettevano. altro che fare una chiamata qua allo studio, ma stare là e rischiare di prendere anche delle botte, pensate. Perciò i tempi sono cambiati e noi dobbiamo, cristiani, prepararci a una testimonianza di vita. Concludiamo, carissimi, con questo canto. Questa gioia di correre, di camminare tutti insieme verso di te, Signore. Sei il mio amore, adesso la benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.
Ne rendiamo grazie a Dio. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ogni benedizione.